Amici di Pop-Up, ben trovati in collegamento con noi Padre Delton, fondatore della comunità Corazón Fiel, Cuore Fedele, nello stato di Goiás, in Brasile. Ben trovato, Padre Delton. Grazie Marco, un abbraccio speciale a tutti gli amici adesso collegati. E sono contento che Padre Delton parla anche in italiano, quindi riusciamo a capirci più velocemente, insomma. Poi se mi Allora, sfugge qualche parola non ci sono problemi, possiamo anche parlare in anche portoghese. parlare in portoghese, sì, un po' me la cavo anch'io col portoghese. Padre Delton, Bravo. come nasce la comunità Corazón Fieu e qual è il suo carisma? Siamo nati 8 anni fa in una città vicino a noi, qui a 100 km circa, da una iniziativa di lavoro con i giovani di parrocchia. Cioè, nel senso che avevamo molti gruppi, però pochi venivano in chiesa. Allora ho deciso di iniziare qualcosa e ho chiesto ad alcuni: cosa farete il sabato verso le 5 del mattino? Mi rispondono: saremo a dormire. Venite, prendiamo una tazza di tè o qualcosa insieme. E sono venuti in 30. Dopodiché abbiamo iniziato un cammino di formazione. E queste persone, questi primi giovani, dopo alcuni mesi hanno chiesto un'esperienza più profonda in questa esperienza di formazione umana. Ancora continuiamo, abbiamo tuttora ogni giovedì, adesso non più di mattina, però adesso la sera, un raduno di giovani che continuano questa strada, questo cammino di formazione, ma con me vivono 11 giovani. Tra ragazzi e ragazze che fanno l'esperienza di consacrazione di vita al Signore in questo carisma. Il carisma Cuore Fedele ha come sottofondo favorire un incontro personale con Gesù. Più che mai oggi le persone sono un po' perse, confuse, hanno bisogno di incontrare qualcuno che possa servire di riferimento sicuro. Troviamo molte persone che rispondono alle domande, ma poche risposte sono davvero degne di fiducia. E troviamo in Gesù questo uomo perfetto, uomo che, diciamo così, è riuscito a far della sua propria vita un avvenimento. Più che una persona, Gesù è un avvenimento. E quando lo troviamo, possiamo sperimentare anche nella nostra vita questo avvenimento. Ecco perché la comunità, il carisma, ha come scopo, come desiderio, favorire questo incontro con Gesù col titolo Cuore Fedele, perché il nome è proprio a causa del suo cuore, non è perché noi abbiamo il cuore fedele, i nostri cuori sono infedeli, il suo cuore è fedele e perché è fedele può riuscire a darci una risposta sicura. Diciamo così, il segreto della vita felice. Ecco. A proposito di cuore fedele, quindi di esperienza di fede, Padre Delton, c'è un'esperienza particolare di fede, di provvidenza, di Dio che ci vuoi raccontare? Certo, volentieri. Abbiamo iniziato questa esperienza qui a Rialma. Oggi questa città si chiama Rialma. E quando siamo venuti, eravamo in 5 all'inizio. Non avevamo niente, c'era solo una casa vuota, c'era un letto, un materasso così vecchio e alcune sedie. E tutto è cominciato così, pian pianino. Il Signore ci ha fatto capire che la nostra missione, c'è la differenza tra carisma e missione. Il carisma è quello che vi ho detto già, missione è quello che dobbiamo fare. Diciamo, in maniera pratica perché le persone possano incontrare Gesù. Il Signore ci ha dato capire che erano i mezzi di comunicazione. E abbiamo allora iniziato con un programma di radio, mezz'oretta. Dopo abbiamo chiesto il padrone della radio se era possibile prenderla in affitto. L'abbiamo affittata, poi abbiamo comprato la radio che ci ha costato circa mezzo milione di reais, che è tanto per noi, però
però non avevamo i soldi, come tuttora non abbiamo i soldi. Noi lavoriamo con i mezzi di comunicazione, con i donativi, le persone che ci offrono qualcosa, anche delle monete, però ogni mese dovevamo pagare un valore alto, per pagare mezzo milione. Per farvi capire, erano circa... €5.000 al mese, €5.000 più o meno. E allora sono andato alla radio e ho detto: sentite, dobbiamo pagare questo mese questa cifra, questo valore, non abbiamo i soldi, se potete aiutarci riceveremo molto ben volentieri. Allora una signora mi ha chiamato e diceva: senta padre, vi voglio aiutare, però io ho solo i cocomeri. Ho detto: va bene. Quanti ne può offrire al cuore fedele di Gesù? Io posso offrire quanti voi potete portare. Allora ho chiesto a un camion, un piccolo camion, è andato alla sua casa, ci hanno portato circa 300 cocomeri. Allora sono andato in radio, in onda, in diretta, dicendo: sentite, abbiamo qui tanti cocomeri da vendere, potete comprarli perché dobbiamo pagare questo mese. Ecco la nostra radio, e alla fine non siamo riusciti a venderle tutti così nella radio. Allora ho messo la tonaca nera e sono andato in fiera, c'era una fiera qui nella città, io e i ragazzi, e siamo andati lì a vendere i cocomeri, e alla fine del mese siamo riusciti a pagare quella somma. Dopo 2 anni e mezzo siamo riusciti a pagare tutta la radio. Questo è proprio un miracolo. Se voi mi domandate adesso come avete fatto, io dico solo: è stato un miracolo che abbiamo visto con i nostri propri occhi. E se qualcuno viene a visitarci qui adesso, potrà vedere tante cose già ormai sistemate. Però tutto questo, tutto quello che uno può vedere qui, è stato offerto dalla gente, è stato proprio un miracolo del Signore. Questa comunità, questa missione è una meraviglia ai nostri occhi. Padre Delton, grazie. Cosa diresti se adesso ti trovassi di fronte un giovane, anche un meno giovane, non credente o comunque lontano dal Signore, per avvicinarlo? Mi è successo appunto questo, Marco. C'è stata una persona, io ero in una parrocchia, già ormai preparato per la Santa Messa, però c'era un ragazzo fuori. Mi sono avvicinato e lui mi ha chiesto: senta, io non entro in chiesa, però vorrei farti una domanda. Va bene? Cosa devo fare per essere felice? In fondo tutti noi abbiamo questa domanda: voglio essere felice. E è vero che tante persone cercano la felicità in vari posti, in varie situazioni, varie esperienze. Il mondo ci può offrire tante cose buone, ma la felicità non si può comprare. Allora io ho risposto al ragazzo: se tu vuoi essere felice, cerca di essere come Gesù. Ti presento qualcuno che non solo è riuscito a fare della sua vita un'esperienza bella, ma anche è riuscito ad essere felice nonostante le sofferenze. Qualcuno che ha sofferto molto, molto più di quante persone possiamo conoscere, però è riuscito ad essere contento, ad essere felice. E seguire Gesù, essere come Gesù, è proprio la risposta, è proprio la parola che io potrei dire a qualcuno che volesse essere contento, essere qualcuno in questa vita. Seguire Gesù, essere come Lui. Grazie Padre Delton. Com'è possibile mettersi in contatto con voi, con la vostra comunità? Quali sono i contatti, il sito internet, email, social? Bene, la prima cosa vorrei invitarvi, venite tutti in Brasile, per lo più adesso per questa giornata mondiale della gioventù, siamo qui con le braccia e il cuore aperto per ricevervi. Siamo qui al centro, proprio al cuore del Brasile, vicino a Brasilia, la capitale, circa 300 chilometri, che per noi è proprio vicino, 300 chilometri. Un po' diverso dall'Italia. Sì, un po'. 28 volte più grande dell'Italia, il Brasile, però 300 chilometri per noi è proprio qui vicino.
Per l'internet potete accedere al nostro sito, che è proprio coracaufiel.com.br, è il nostro sito, e poi il stesso nome, coracaufiel, siamo sul Facebook, anche sul Twitter, potrete, ecco, rintracciarci così, e possiamo così condividere la gioia di essere amici nel Signore e chissà anche un'esperienza più profonda col cuore di Gesù. È quello che io desidero a tutti voi.